pensionati, di presentarci alla cittadinanza, di presentare il candidato a sindaco e i candidati al consiglio comunale. Questa è una serata di festa per noi e voglio dare subito la parola a Cinzia che introduce la serata. Buonasera a tutti. Volevamo iniziare questa breve introduzione con una frase che noi del movimento amiamo molto, è una frase di Margaret Mead, la quale afferma: non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti possa cambiare il mondo. In fondo è così che è sempre andata. Perché è nato il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è nato per la necessità di cambiare la società in cui viviamo, per rispondere alle esigenze delle persone e renderla più a misura d'uomo. In questi anni, infatti, abbiamo assistito ad un progressivo disinteresse per quelli che sono i reali bisogni dei cittadini, che si sono trovati sempre più distanti dalle istituzioni che li rappresentano. Noi del Movimento crediamo che l'unico modo per colmare questo divario, creatosi nel tempo, sia quello di tornare ad essere parte attiva nelle decisioni che ci riguardano da vicino. Soltanto con la partecipazione ed il contributo di tutti sarà possibile perseguire veramente l'interesse comune. È importante che ognuno di noi possa dire la sua opinione, possa far valere le proprie esigenze, perché in democrazia ognuno vale uno. Delegando a pochi altri, come sta succedendo attualmente, si corre il rischio di vedere tradite le proprie aspettative ed i propri diritti, mentre attivarsi in prima persona significa poter vigilare sul corretto operato di chi ci governa e potersi tutelare dalla cattiva politica. Come in tanti altri comuni, anche nella nostra città, nell'ottobre del 2011, passato tanto tempo, un gruppo di cittadini ha sentito come propri questi temi e ha deciso di riunirsi nel Movimento 5 Stelle di Osimo. In questi 2 anni e mezzo il gruppo è cresciuto molto, ci siamo impegnati tanto, ci abbiamo creduto veramente, non ci siamo mai lasciati d'animo, neanche nei momenti più difficili. Abbiamo accolto sempre più persone entusiaste e disposte a mettere a disposizione il loro tempo e la propria esperienza personale per concretizzare le proposte del movimento nella nostra realtà locale, in un clima di confronto positivo e proficuo che è una nostra caratteristica. Sono stati organizzati incontri di quartiere, abbiamo organizzato banchetti, eventi, concerti, serate al tema, questionari, ricordiamo quello appunto che abbiamo fatto per l'ospedale, dando così la possibilità di esprimere la propria opinione anche a chi non ha potuto partecipare alle riunioni. Al fine di attuare il concetto di democrazia partecipata, si sono costituiti dei gruppi di lavoro, chiamati osservatori, i quali in maniera autogestita hanno operato per presentare proposte concrete da attuare nel nostro territorio, il più possibile aderenti alle necessità della popolazione. Il nostro è un movimento che nasce dal basso, dal confronto, dall'ascolto reciproco, per poi arrivare alla formulazione delle proposte. Ci sono state tante diverse realtà che hanno formato la nostra società, ognuna degna di nota. Ciascuna di queste realtà ha i suoi problemi e i suoi desideri per il migliore funzionamento della comunità. Noi vogliamo raccogliere la voce di tutti. Nessuna verità calata dall'alto. La nostra è una rivoluzione culturale che deve portare tutti ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri all'interno di una democrazia evoluta. Conoscere indispensabile per deliberare. Il nostro è realmente un programma scritto dai cittadini per i cittadini. Ognuno deve essere responsabile di questo cambiamento che tanto desidera. Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione, innanzitutto. Voglio subito dire che sono particolarmente felice ed onorato di presentare questa serata.
e che, contrariamente a quello che si può pensare, sono stato io a chiedere agli amici del Movimento 5 Stelle di Osimo di presentare questa serata. E l'ho fatto per due ragioni. In primo luogo perché sono di Ancona e quindi penso di essere più distaccato, forse più obiettivo rispetto alle tematiche locali del Comune di Osimo, e tematiche che ovviamente i candidati, sia il candidato a sindaco che i candidati a consiglieri, tratteranno con grande passione e partecipazione. E in secondo luogo perché conosco e stimo da molti anni il candidato a sindaco, che ho avuto modo in questi mesi e negli ultimi anni di conoscere bene anche i candidati al Consiglio Comunale. Faccio questa premessa anche dicendo che sono un attivista del Movimento 5 Stelle, sono iscritto all'Associazione di Osimo, pur non essendo di Osimo, pur non votando ad Osimo, proprio perché ho molta stima delle persone che mi stanno attorno. Conosco quindi molto bene i principi che sono quelli ispiratori del Movimento, tanto da poter dire in maniera molto onesta, sincera e anche immediata che David Monticelli, che è il nostro candidato a sindaco, incarna alla perfezione tutte le caratteristiche che un esponente di spicco del Movimento deve avere. Faccio riferimento all'onestà, alla serietà, alla dedizione e allo spirito di servizio. Non sono parole vuote, ma sono parole che per noi hanno un significato molto profondo. Io francamente vi dico da non osimano che vi invidio molto perché avete la possibilità di votare, di dare fiducia ad una persona che è veramente molto in gamba. Quindi questo è il motivo fondamentale per cui ho chiesto di poter, diciamo così, fare questa presentazione. David, dal mio punto di vista, è sicuramente il miglior candidato a sindaco che Osimo possa meritare, per una serie di ragioni, poi lo vedrete conoscendolo questa serata o anche negli incontri che ci saranno successivamente. Perché David sarà sicuramente un sindaco a tempo pieno, un sindaco che sarà attento a tutte le istanze che provengono dai cittadini, perché è un cittadino prima che essere un politico o comunque una persona che aspira ad avere un ruolo politico e amministrativo. Deve essere chiaro che, poi ce lo racconterà lui se ci avrà voglia di raccontarci la sua esperienza di vita e umana, che David non è un uomo che viene dal mondo della politica, ma viene dalla società civile. Si è battuto in passato con determinazione e anche con molto coraggio per bloccare la realizzazione del bitumificio, prima ancora, in tempi non sospetti, quando il Movimento 5 Stelle non esisteva, quando ci guardavano tutti quanti, quando partecipavamo ai giudei come dei marziani, e ha partecipato già da allora, quindi sto parlando del 2007-2008, quando nasceva, diciamo così, i primi movimenti spontanei, ha iniziato e quindi ha iniziato in quel momento a condividere con tanti cittadini e tante persone che erano e sono tuttora molto amareggiate dalla situazione politica e non solo, a condividere un desiderio di rinnovamento profondo della politica. E devo anche dire che prima di formalizzare la candidatura di David, ovviamente si è svolta una sorta di selezione. Devo anche dire che questa selezione si è svolta in un tempo abbastanza limitato, perché David non è solo una persona di grande carattere, ma è anche il fondatore, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle ad Osimo, e quindi dal nostro punto di vista era il candidato naturale. Ovviamente il mio personale apprezzamento non si limita solo ed esclusivamente alla figura del candidato a sindaco, ma si estende anche a tutti gli altri candidati al
ruolo di consiglieri. Questo lo posso dire serenamente ed anche a gran voce perché ho avuto modo di conoscere, di lavorare, conoscere uno ad uno tutti i candidati, di lavorare con loro, di progettare un programma e quindi posso veramente dire che non solo sono tutte persone assolutamente per bene e oggi come oggi non è facile trovare 24 persone che siano assolutamente per bene, ma sono anche persone che hanno una preparazione non indifferente e che hanno avuto anche l'umiltà in questi mesi di studiare, di approfondire determinati argomenti, tanto da poter arrivare a confezionare un programma, che comunque non è un programma chiuso come nel nostro stile, cioè il programma è comunque sempre aperto. Quindi questa serata non è solo la presentazione, ma è anche l'apertura alla cittadinanza e quindi un invito a tutti quanti a partecipare non solo alla redazione del programma, perché il programma è comunque sempre aperto alle nuove idee, ai nuovi spunti che possono venire dai cittadini, ma anche perché noi abbiamo l'abitudine, questa bella abitudine di incontrarci tutti i mercoledì sera in riunioni che sono assolutamente aperte e quindi quella è l'occasione per noi per confrontarci e anche per lo spunto di volta in volta per arricchire le nostre idee e quindi il nostro programma. Devo anche dire che i candidati sono tutti incensurati, questo lo dico anche come una forma di battuta, perché potrebbe sembrare scontato, però abbiamo sentito anche oggi che è stato condannato un ex sindaco di un comune italiano a 6 anni di reclusione, quindi voglio dire anche nei comuni si trovano di mascalzoni. Noi abbiamo avuto questa premura in più di certificare la condotta assolutamente illibata, come si dice, di tutti i nostri candidati. Quindi non sono solo persone impegnate e che hanno comunque desiderio di rinnovamento, ma sono anche persone per bene. Questa comunque è una serata di festa e come tutte le serate di festa ci si aspetta una sorpresa. La sorpresa, perlomeno per noi, è che proprio oggi abbiamo avuto la notizia che la nostra lista è stata certificata dallo staff nazionale del movimento. Quindi siamo ufficialmente l'unica lista che può ambire alla poltrona di sindaco con il timbro del Movimento 5 Stelle. Questo per noi ovviamente è un motivo di orgoglio perché abbiamo lavorato molto nei mesi passati proprio per raggiungere questo obiettivo, per presentarci alla cittadinanza con un simbolo che per noi è il simbolo del rinnovamento. A questo punto non mi resta che rivolgermi alle altre forze politiche che saranno in questa competizione elettorale, che già sono in Consiglio Comunale, per dire, cari signori, sappiate che noi non stiamo arrivando, noi siamo arrivati. Quindi ci siamo alla partenza. Sarà una campagna elettorale dal nostro punto di vista sicuramente entusiasmante, ce la metteremo tutta e voglio dire a tutti questi signori che già occupano poltrone a vario titolo nell'amministrazione comunale che devono attrezzarsi perché quando arriva il Movimento 5 Stelle dove arriviamo, arriviamo. Nel senso che noi arriveremo con il nostro zainetto pieno di passione, pieno di competenza, di onestà, ma ci porteremo dentro anche delle lenti di ingrandimento per andare a vedere se qualcuno all'ultima ora, all'ultimo momento ci ha nascosto qualcosa. Perché vogliamo vederci chiaro, vogliamo che tutto si svolga nel massimo della trasparenza. A questo punto vi presento David Monticelli. Lascio a me la parola e vi chiedo.
tutti, veramente ringrazio anche Daniele per questa presentazione con la quale mi ha messo nei guai, perché con una presentazione del genere, insomma, poi bisogna mantenere tutte le cose belle, ma in realtà non gli date retta perché è un amico talmente tanto caro per cui poi bisogna togliere molta tara. E noi abbiamo lavorato appunto in questi 2 anni molto intensamente e ci siamo strutturati con una struttura di 6 osservatori, 6 gruppi di lavoro per affrontare tutte le varie problematiche della città, ma non soltanto a carattere locale, allargandolo anche al contesto nazionale e internazionale, perché purtroppo tutto ciò che succede a noi nella quotidianità non è un qualcosa che riguarda solo Osimo, ma che è anche dei legacci purtroppo con, come sappiamo bene, con le politiche nazionali, con l'austerità che l'Europa ci impone, eccetera. Quindi attraverso questo lavoro abbiamo fatto un programma che vi verrà spiegato da alcuni dei consiglieri. Abbiamo deciso di presentarlo in una maniera simpatica, non so se abbiamo la slide, e cioè dividere gli argomenti in 5 stelle che formano la parola etica, un valore di cui abbiamo bisogno oggi e che dobbiamo recuperare. E la prima stella è l'equità e la giustizia sociale, la seconda è la trasparenza e la partecipazione, la terza la I, imprese, che sta appunto per lavoro, promozione delle imprese locali e della dignità del lavoro, perché non, il lavoro non è schiavismo, non è precariato, il lavoro è dignità. La C di cultura, sport e politiche giovanili e la A di ambiente per appunto difesa dell'ambiente e valorizzazione del territorio. Prima di lasciare la parola ai consiglieri che relazioneranno ognuno per ogni stella, vorrei fare un breve excursus su quelli che a mio avviso sono i pilastri principali di questo nostro programma. E il primo in assoluto è l'equità e la giustizia sociale. E purtroppo negli ultimi anni con la crisi abbiamo assistito a un impoverimento del 90% della popolazione sulle cui spalle il 10% si è arricchita, e quindi questa cosa deve assolutamente terminare. Il Movimento 5 Stelle è qui proprio per questo motivo, per ristabilire l'equità sociale. Abbiamo fatto una legge per il reddito di cittadinanza. Fare un disegno di legge non significa sparare parole al vento, almeno non nel caso del Movimento 5 Stelle, ma significa avere le coperture. Quindi vi annuncio ufficialmente che il Movimento 5 Stelle ha un disegno di legge che permette, con le coperture che ci sono, a differenza di quello che mi vogliono farci credere, di evitare che la dignità delle persone, degli ultimi, sia così distrattata come adesso, con i gravissimi problemi che conosciamo di disoccupazione, di drammi anche purtroppo gravissimi, di lutti familiari. Quindi il Movimento 5 Stelle Osimo in particolare tiene tantissimo a questo discorso dell'equità e della giustizia sociale, e faremo di tutto sia a livello finanziario sia a livello di attivazione di risorse umane per fare in modo che Osimo torni ad essere una comunità con una solidarietà sociale, appunto in modo che tutti insieme riusciamo a uscire da questa crisi, perché soltanto attraverso il recupero di questi valori riusciremo ad andare fuori da questo. Ci tengo particolarmente a dirlo perché assolutamente questa è la rivoluzione che dobbiamo fare tutti insieme. Gli altri 2 punti molto importanti, che forse i cittadini ancora non sono abituati a conoscere, sono la trasparenza e la partecipazione. La trasparenza, come diceva prima Daniele, è fondamentale, perché puntare i riflettori sulle zone d'ombra dove si annida sempre il clientelismo e la mala politica permetterà ai cittadini di governare nuovamente. Cioè la mala politica si è sempre servita del disinteresse, dell'indifferenza dei cittadini che erano adeguatamente distratti e pensavano all'altro, pensavano, non so, al Grande Fratello o alla partita di calcio, senza nulla togliere agli appassionati di sport, del resto anch'io ne sono uno di questi. E poi in queste zone d'ombra si è utilizzata la politica per fare i propri interessi personali e non gli interessi della collettività. Quindi noi in questi 2 anni di esperienza, per esempio, siamo diventati esperti di cose che neanche noi conoscevamo, proprio perché informandosi
documentandosi, appunto gettando un riflettore su queste zone d'ombra, si riesce immediatamente a stoppare tutti i vari magheggi e i vari giri poco chiari che ci sono e che sono quelli che ci hanno consegnato un paese nello stato di profondo degrado che abbiamo oggi. La cosa che si lega con la trasparenza, quindi quando il cittadino diventa informato, è la partecipazione. Noi, come diceva prima Daniele, abbiamo le riunioni nella nostra sede di via San Francesco, che è un po' piccolina, però adesso arriva la bella stagione, ci metteremo di fuori se vogliamo. E con questa partecipazione il cittadino comincia anche a riprovarsi di un qualcosa che abbiamo visto è naturale, di parlare insieme, discutere, l'avere la possibilità appunto di arricchirsi con le idee reciproche. E tra l'altro proprio attraverso la discussione tutti insieme su determinati problemi poi si trovano le soluzioni migliori, proprio grazie alla partecipazione. Quindi questi due elementi, trasparenza e partecipazione, sono secondo noi le cose che insieme alla giustizia sociale porteranno l'Italia fuori da queste secche della crisi per veramente un nuovo rinascimento. Prima di dare la parola ai relatori del nostro programma 5 Stelle con la parola etica, vorrei fare una presentazione breve di tutti i nostri candidati. Improvviso presentatore, un po' più pubato con qualche capello in più. Allora, intanto un applauso di incoraggiamento. Presentiamo uno a uno. Marco Tarmini, vuole dire una cosa, vecchio onore dell'Usimana, perché c'ha qualche capello su cui vorrà. Sono Marco Tarmini, lavoro in una ditta privata ad Osimo. Faccio parte dell'Osservatorio 5 e principalmente mi occupo dello sport. Buonasera, sono Graziano Conigli e vivo a Osimo da poco, ma mi sono stabilito qua, perciò lavorerò per il bene di Osimo. Salve, sono Lorenzo Di Fausto, sono imprenditore industriale con una specializzazione in remogliazione e sono dipendente pubblico. Buonasera, io sono Stefano Mancinella, sono uno dei 5 Stelle dall'inizio praticamente, e lavoro in banca ad Ancona. Io sono Monica Di Vincenzo, laureata in architettura e libero professionista. Buonasera a tutti, sono Alessandro Giulio Doni, ho 21 anni, sono un designer e lavoro in una ditta in Osimo. Buonasera, sono Daniele Predini, laureato in economia e impresa e attualmente disoccupato. Buonasera a tutti, sono Francesco Carletti, laureato in economia aziendale e sono attualmente impiegato come project manager in un'azienda di farmacogenetica. Buonasera a tutti, sono Marco Bassini, laureato in economia aziendale e attualmente disoccupato. Buonasera a tutti, mi chiamo Bruno Zombi e faccio l'avvocato. Buonasera a tutti, c'è poca voce, sono Sara Andreoli, sono laureata in scienze della formazione e sono un insegnante. Buonasera a tutti, sono Cinzia Giambartolomei, sono un'infermiera professionale, lavoro in ambito territoriale, faccio parte dell'Osservatorio 6 e sto. Buonasera a tutti, io sono Simona Compara, molti mi conosceranno sicuramente, e faccio l'insegnante sostituto alla scuola primaria. Buonasera a tutti, mi chiamo Simone Catari, anch'io sono un dipendente di una ditta qui di Osimo e mi reputo semplicemente un grillino doc. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Angelica Renzi e sono seguo il Movimento 5 Stelle dal 2007. Buonasera, sono Laura Vincetti e lavoro in una ditta a Osimo. Ci sono anche altri candidati che per cause di forza maggiore questa sera non sono con noi, in tutto
abbiamo deciso di candidare il massimo numero di candidati possibili che per Osimo, salvo cambiamenti dell'ultima ora con il decreto del re, dovrebbero essere 24. Quindi c'è un aumento rispetto alla scorsa elezione quando Osimo aveva meno abitanti. Dovremmo essere 24 consiglieri comunali più sindaco. Bene, allora io cedo subito la parola ai relatori delle 5 Stelle, iniziando da Equità e Giustizia Sociale. Lascio la parola a Sara. Scusa ancora per la voce. Allora, sarò breve. L'equità e la giustizia sociale sono per noi del Movimento 5 Stelle un punto fondamentale, una priorità. E la frase che spesso penso sentire anche voi, nessuno deve rimanere indietro, per noi come per il Movimento 5 Stelle Nazionale, non è uno slogan, ma vogliamo si trasformi veramente in una realtà. Come diceva David, il taglio ai servizi che c'è stato più pesante dal 2011 ha avuto grandi ricadute sulle fasce più deboli, e quindi parliamo soprattutto di anziani, di persone abili e bambini. Per quanto riguarda la realtà osimana, noi come Osservatorio SECHE, l'Osservatorio Sanità, Scuola, Servizi Sociali, abbiamo operato in questo modo. Abbiamo fatto sia dei questionari che degli incontri vis-à-vis con le famiglie dei ragazzi diversamente abili, con alcune delle tante famiglie che oggi ci sono, e hanno esposto tutto il loro disagio, sia concreto che psicologico, quindi il senso di smarrimento, solitudine, isolamento, ma anche la mancanza di servizi adeguati nel territorio di mano. Ecco perché noi con 5 Stelle, come proposta concreta, lavoriamo un adeguato numero di ore di assistenza scolastica per i bambini diversamente abili, che inizi al primo giorno di scuola a settembre precisamente e non termini a maggio ma termini il 30 giugno, perché ricordiamo che la scuola dell'infanzia non finisce a aprile o maggio, quindi è importante che questi bambini siano coperti fino alla fine dell'anno scolastico. Per quanto riguarda anche l'assistenza domiciliare di questi bambini, ci riferivano i genitori che molto spesso le ore sono esigue, se non ridicole, quindi 4 ore settimanali sono per una famiglia veramente una presa in giro, anche perché il bambino non riesce nemmeno a socializzare con l'educatore. Quindi, adeguamento delle ore di assistenza scolastica domiciliare. Poi, il pagamento della mensa scolastica e del trasporto, quindi ci riferiamo sempre al pullman per le scuole, con una tariffazione che tenga conto del modello ISEE, perché Osimo è una delle uniche realtà, penso, nell'ambito quadro territoriale, che non tiene conto del modello ISEE, quindi c'è questo fisso, una quota fissa mensile, e più si pagano i singoli pasti, sicché se un bambino pranza a scuola, io lo vedo perché sono un insegnante, 2 giorni in un mese, perché magari ha avuto la varicella, deve comunque pagare questo fisso. Il fisso moltiplicato per tutte le scuole di Osimo, capiamo che porta parecchi introiti all'amministrazione comunale. E molti genitori da anni, io lo dico perché sono dentro la scuola, hanno fatto petizioni, raccolte firme per dire che non ha senso pagare questo fisso e non ce la fanno. E anche che ci sono situazioni particolari per cui il modello ISEE tutt'oggi è l'unico, diciamo, documento ufficiale che attesta la reale condizione della famiglia. Quindi c'è, cioè, una tariffa, non può essere uguale per tutti, no? Stessa cosa per il trasporto, quindi per il pulmino. Quindi 5 Stelle propone il modello ISEE come diciamo, punto di partenza per la tariffazione. Il nostro osservatorio ha anche sostenuto la battaglia nazionale contro la privatizzazione dell'acqua. Troppo spesso forse il discorso dell'acqua ci è sembrato soltanto ideale, quindi la battaglia sull'acqua. In realtà penso avete seguito, spero molti di voi abbiano anche firmato le nostre petizioni, ci siamo ritrovati nelle bollette una percentuale da pagare del tutto ingiusta se consideriamo il referendum dell'11 e 12 giugno del 2011 che non è stato rispettato. Quindi ecco, è importante sottolineare come noi del Movimento 5 Stelle ci battiamo perché questi beni comuni, pensiamo l'acqua in primis, non siano soggetti a una mercificazione.
effettivamente ho partecipato a una giornata di formazione dove il sindaco Pizzarotti e i suoi consiglieri ci hanno illustrato un po' la loro esperienza di amministratori e hanno elaborato un progetto molto interessante che non per dire, se me li vedete non crederci, noi ci avevamo pensato senza saperlo, di farlo ad Osimo, si chiama Mi impegno a Parma, un progetto per il quale anche noi del movimento non saremo solo una volta arrivati in comune, non porteremo avanti solo una pura logica di assistenzialismo, cioè dare valore all'equità, alla giustizia sociale, non vuol dire fare assistenzialismo, vuol dire prendersi in carico i problemi dei cittadini, ma allo stesso tempo rendere consapevole il cittadino che in qualche modo lui può restituire a livello sociale quell'aiuto che il comune, so, ad esempio a livello economico, gli ha dato. Faccio un esempio, una persona disoccupata e una persona sfrattata, diciamo, che si presenta in comune perché ha bisogno oggettivamente di aiuto, potrà a sua volta restituire alla comunità non in termini economici ma in termini di capacità, di competenze, di tempo. A Parma ad esempio hanno fatto un'assicurazione, molte persone sono andate poi a risistemare le scuole, verniciare i muri, fare insomma lavori nel volontariato socialmente utile. E questo credo sia il punto più importante, poi se ci sono altre domande siamo disponibili, più che disponibili a rispondere. Grazie. Queste due parole sono sinonimi di altre due parole che sono controllo, in quanto la trasparenza permette un controllo da parte di tutti quando c'è l'accesso ai dati, e invece cambiamento per quanto riguarda la partecipazione, perché solo con l'impegno personale da parte di tutti si potrà riuscire ad effettuare un reale cambiamento. Per quanto riguarda la trasparenza, questa deve essere intesa come disponibilità, accessibilità e l'uso dei dati pubblici, in quanto va tutelato la pubblicazione dei dati di un comune, di un ente locale su un sito internet in tutti i modi possibili che devono essere fatti. Poi dovranno essere disponibili anche tutti i dati relativi alle società partecipate, in quanto sono sempre e direttamente controllate dal comune, diciamo, e anche tutte quelle società sportive che usufruiscono i contributi comunali, in quanto una società sportiva che riceve questi contributi è giusto che tutta la collettività sappia come vengono utilizzati. E poi un'altra importante iniziativa che vorremmo portare avanti è quella sempre per aumentare la trasparenza delle società partecipate, è quella di inserire nel consiglio di amministrazione, per esempio della Stea e delle altre società che ci sono, dei membri del consiglio di amministrazione che siano eletti uno dai consiglieri di minoranza del consiglio comunale e un altro nominato dai cittadini e utenti di queste società, per aumentare il controllo, per avere una maggiore democrazia all'interno di questo organo decisionale della società partecipata. Poi, per quanto riguarda la partecipazione, possiamo dire che la partecipazione per essere legale ci sono degli strumenti diciamo più tecnici da utilizzare per rendere effettiva e per avere dei risultati. Infatti alcuni di noi, tra cui io, hanno frequentato la scuola di partecipazione e altri ancora la stanno portando avanti, perché ci sono vari modi per partecipare attivamente alle decisioni in comune. Gli strumenti principali che pensiamo sono un regolamento della partecipazione, in quanto un comune deve regolamentare gli strumenti che ci sono, tra cui può accedere un cittadino, e agevolare la collaborazione tra cittadini e un amministratore. Un altro importante strumento è il bilancio partecipativo, che è uno strumento che è concreto, in quanto un'amministrazione prende una somma di denaro da iscrivere in bilancio per utilizzarla per la partecipazione, e si farà un processo partecipativo diviso in vari step, in cui ci sarà un processo formativo e informativo a tutti i cittadini per capire quali sono le priorità. Si decideranno quale opere o servizi poter fare e alla fine ci sarà una votazione da parte di tutti per decidere effettivamente cosa si realizzerà,
quindi è uno strumento importante in cui si ha un risultato concreto alla fine di un processo in cui possono partecipare tutti. L'ultimo strumento è la progettazione partecipata, e questo si potrebbe applicare, noi lo vorremmo applicare per la scuola di Campocavallo, in cui a Campocavallo per esempio c'è questa esigenza di rifare, di ristrutturare, insomma di rendere più accessibile a tutti questa scuola, ai bambini soprattutto, la scuola elementare, e si potrebbe fare questa progettazione partecipata in cui si ha un confronto tra chi usufruisce di questo servizio, quindi le famiglie e i bambini, chi ci lavora, quindi diciamo le maestre, i dirigenti, chi altro lavora all'interno della scuola, gli amministratori locali e alcuni tecnici come architetti, geometri, eccetera, per vedere quali sono le soluzioni migliori, sempre tenendo conto il budget che si ha a disposizione come comune. Quindi anche questo porta a un risultato concreto, condiviso da tutti i cittadini che realmente hanno interesse in quell'opera. E questi praticamente sono i principali strumenti che riguardano la partecipazione. E il mio discorso è stato breve e chiudo solo dicendo che anche il nostro programma è stato fatto in maniera partecipata, come ha anticipato David. Infatti tutti noi abbiamo collaborato, abbiamo fatto anche incontri nei quartieri per cercare di capire le esigenze dei quartieri e frazioni di Osimo, per capire le esigenze anche locali, e poi tra di noi abbiamo studiato e approfondito per cercare delle soluzioni migliori. E questo è quanto. Buonasera, vi presento, io sono Simone Compare e sono il referente, in quanto è il referente appunto del gruppo dell'osservatorio legato all'impresa, al lavoro, alla promozione delle imprese locali e dignità del lavoro, sarebbe appunto la terza stella. Intanto mi volevo complimentare con voi che siete molto presenti e che appunto avete accettato, diciamo, di venire qui ad ascoltare quelli che appunto il nostro programma, quella che è la nostra volontà, quindi state denotando l'importanza del principio della partecipazione. Speriamo magari che poi in seguito ci potremo rivedere anche presso la nostra sede e continuare un percorso appunto condiviso. La partecipazione in fondo è il principio cardine sul quale si basa tutto il Movimento 5 Stelle. Vabbè, dopo questa piccola premessa ne faccio un'altra. Io sono uno di quelli che fa tante premesse, anzi magari Graziano, poi dopo te c'è la frusta nel cellulare, è una frustata. Sì, se la situazione, vorrei fare un attimo una piccola premessa, appunto, perché l'essere umano ha un po' il problema che della memoria corta, e l'italiano magari ha ancora di più questo problema. Se la situazione che stiamo vivendo oggi di crisi, di disagio sociale, parliamo di disoccupazione sopra il 13%, perché poi ci dicono che è il 13%, ma gli indicatori, i criteri di valutazione sono abbastanza, diciamo, opinabili. È una disoccupazione del più del 40% giovanile. Questo non è dovuto al Movimento 5 Stelle, almeno questo, diciamo, concedercelo. Bensì, se la situazione è questa, è grazie al partito unico che possiamo chiamare partito unico dell'euro, comunque partito unico del potere, il pensiero dominante che oggi si connota appunto nel PD, Forza Italia, Scelta Civica, Lega, perché no, perché oggi si fanno paladini, diciamo, della rivoluzione anti-euro, ma poi sono quelli che hanno votato il fiscal compact, che invece il Movimento 5 Stelle vuole mettere in discussione, hanno votato il pareggio di bilancio che fa sì che non ci potrà essere una politica anticiclica qui in Italia, perché non si potrà fare una politica anticiclica in Italia. E quindi ci troviamo in una situazione che giustamente voi vi aspettate da noi, che vi diciamo, ma voi cosa fate? Cosa farete per il lavoro? Cosa farete per le imprese? Certo, i margini non sono ampi, perché appunto in una situazione del genere ci rendiamo conto che non stanno risolvendo, nessuno riesce a risolvere più di tanto questa piaga. Questa piaga appunto, ripeto, voluta da determinati partiti, e ricordiamocelo sempre. Noi comunque faremo di tutto per cambiare la situazione. Noi abbiamo un punto di forza che è quello che abbiamo dei parlamentari, devo parlare più piano, abbiamo dei parlamentari a livello nazionale
e su questi spingere affinché determinate posizioni, determinate leggi vengano fatte appunto anche in ambito economico. Una è stata già fatta, che è quella ad esempio di far sì che le aziende, queste famose multinazionali che vengono e sembrano poi dopo Dio sceso in terra e distribuiscono lavoro, però alla prima occasione si levano dalle scatole, penso ad esempio alla Roal, no? Che noi abbiamo condiviso la battaglia degli operai, che invece adesso si trovano a casa, dopo magari 20-30 anni che hanno lavorato in quel posto. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un emendamento per questa ultima legge di stabilità che prevede che le aziende che ottengono finanziamenti pubblici negli ultimi 3 anni debbano restituirli. E questo penso che sia una cosa molto positiva. Come pure, come diceva prima David, si sta lavorando sul reddito di cittadinanza, e quando si dice si sta lavorando significa anche che si trovano le coperture di spesa. E questa è una cosa molto positiva. Andando nel locale, perché questo giustamente che voi volete sapere, ovviamente io ci tengo a dire che l'amministrazione comunale, se andiamo al potere come siamo sicuri che andiamo al potere, ovviamente non è un ufficio di collocamento, non è un ufficio per l'impiego, però può proporre, creare, presentare le condizioni affinché determinate questioni possano essere legate appunto le questioni del lavoro si possono attuare. Ad esempio, noi pensiamo che sia molto importante, ad esempio, il recupero del settore primario, il recupero della rivalutazione dell'agricoltura. Ci sono tanti terreni, ad esempio, qui nella zona che sono incolti o magari destinati a quell'altra cosa obbrobriosa che è appunto la produzione di cereali a fini energetici per le famose centrali biomasse. Contro questo noi stiamo combattendo, quindi penso che abbiate seguito le nostre posizioni e anche le posizioni degli altri Movimenti 5 Stelle locali su tali questioni. E la condizione, ad esempio, su questo aspetto, sulla valorizzazione del prodotto locale, che oggi è fondamentale, una sovranità alimentare oggi è una questione primaria. Noi, ad esempio, la vediamo anche, una condizione per far sì che questo si crei, è ad esempio con il riconoscimento di determinati spazi che vengono anche destinati appunto al chilometro zero, al biologico. Non a caso stiamo appoggiando la battaglia che sta portando avanti da anni il comitato concertazione sul recupero del mercato dell'erbe, perché no, il mercato dell'erbe comunque non diventa uno spazio all'interno del quale venga anche promosso e distribuito il chilometro zero, il prodotto locale, e questo creerebbe occupazione, probabilmente creerebbe tanta occupazione, forse più di quella che noi crediamo, magari potessimo creare occupazione direttamente. Poi, un'altra questione, e finisco subito perché mi rendo conto che sono sempre abbastanza prolisso quando parlo. Pensavamo ad esempio nell'osservatorio 4, che appunto è 3 e 4 sono quelli legati alle imprese e al lavoro, di permettere ad esempio alle imprese locali di poter accedere al cosiddetto sottosoglia, ovvero gli appalti sotto una certa cifra è possibile da parte delle amministrazioni poterli gestire in maniera diversa da quelle che sono le direttive che provengono dalla Comunità Europea, in maniera tale quindi di mettere delle clausole affinché siano le imprese locali che possano partecipare, quindi ecco, redistribuire del lavoro non solo ai soliti nodi, penso ad esempio alle grandi costruzioni come la TAD, dove di fatto entrano solo le grandi aziende, bensì far sì che siano le aziende locali, perché fondamentalmente, parliamoci chiaro, il nostro sistema, il nostro tessuto produttivo, socio-produttivo, è basato sulla piccola impresa. La grande impresa oggi, appunto grazie a quelli che dicevo prima, oggi le grandi imprese pensano a prendere i soldi dallo Stato e al contempo delocalizzare, magari in Cina o magari in Serbia o magari in Polonia, destinandoci a prendere queste situazioni come parametro, ovvero in parole povere,
noi ritorneremo ad essere competitivi secondo il loro modello, che noi rigettiamo in toto, secondo il loro modello noi ritorneremo ad essere competitivi nel momento in cui i nostri lavoratori pagano come Brenda Malpaghe dei lavoratori serbi e dei lavoratori polacchi. E questo non lo possiamo accettare noi. Finisco dicendo che noi oltretutto abbiamo anche, come Movimento 5 Stelle Osimo, in coerenza con il Movimento 5 Stelle Nazionale, visto che il Movimento 5 Stelle Nazionale propone anche per queste europee l'abolizione del Fiscal Compact, noi siamo assolutamente contrari al patto di stabilità. Quindi faremo di tutto, perché siamo del parere che oggi c'è un deficit di spesa pubblica, non la spesa pubblica quella parassitaria, ma la spesa pubblica destinata agli investimenti, alla promozione del consumo, perché c'è un deficit di domanda che è straordinario e non ci riprenderemo mai se la domanda interna non crescerà. Quindi siamo nettamente contrari a questo patto di stabilità che fondamentalmente non fa sì che trasferire i soldi dei contribuenti allo Stato nazionale che questi soldi poi li utilizza solo e esclusivamente per pagare le banche che hanno comprato il nostro debito. Grazie. Sì, buonasera, io questa sera mi occupo di riassumere i temi rilevanti individuali dal nostro movimento in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili. In effetti riteniamo che questi temi debbano essere trattati unitariamente, sia proprio per lo stretto collegamento che li lega, e sia soprattutto perché questi settori della vita pubblica sono stati tra i più aggrediti dalla crisi economica, sono quelli che hanno pagato pegno alla crisi economica, come ad esempio dimostra il caso di Pompei, che è finito su tutte le cronache nazionali con le feroci polemiche che ne sono susseguite. Feroci polemiche del resto inevitabili, perché comunque ormai è chiaro che questo settore, il recupero di questo settore, rappresenta una risorsa vitale per la ripresa economica del nostro paese, sia per l'unicità del patrimonio artistico-culturale e per l'offerta potenziale turistica che possiamo vantare, unica al mondo. In questo senso riteniamo che anche nel nostro comune sia necessario un intervento di recupero e valorizzazione delle risorse che abbiamo, perché le risorse che abbiamo sono numerose e sono importanti. Ci proponiamo quindi la realizzazione di un programma semplice e ispirato al criterio di buona economia, e che consiste e verterà soprattutto su due aspetti, ovvero sul censimento, recupero e rilancio delle strutture esistenti, sia in ambito culturale che in ambito sportivo, al fine di mettere a disposizione e quindi di restituire alla cittadinanza. Connesso a questo recupero c'è sicuramente il potenziamento e la creazione di una nuova offerta culturale, e visto proprio anche l'importante ruolo tradizionale che ha svolto il nostro comune da sempre, che è da sempre stato caratterizzato, no? Per una grande rilevanza dal punto di vista culturale, e quindi vogliamo appunto rilanciarlo e rilanciare anche e potenziare l'offerta turistica con questa. Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi il rilancio, il recupero e il rilancio delle strutture esistenti, certamente riteniamo fondamentale la riqualificazione dell'ex cinema concerto, che dovrà diventare un centro d'aggregazione che possa offrire diversi servizi, quindi un centro multimediale come ad esempio programmazioni serali, festive, organizzazione di attività didattiche, eventi musicali, visione di film educativi, insomma le possibilità di utilizzare questo centro piuttosto che prendere un parcheggio sono innumerevoli e infinite. Del resto questi temi sono stati già affrontati all'interno di un evento e quindi di un'assemblea cittadina di coprogettazione degli spazi pubblici a cui abbiamo partecipato anche noi, impegnandoci attivamente per la realizzazione di questo progetto. Allo stesso modo riteniamo che sia anche importante, sempre ai fini del rilancio del centro storico,
anche utilizzare al meglio il teatro La Nuova Fenice, che è un gioiello che ci è stato lasciato e che in fondo è poco utilizzato. Ad esempio potremmo farlo attraverso la collaborazione, promuovendo collaborazioni artistico-culturali con associazioni e compagnie locali, quando non è possibile per utilizzare gli spazi in altro modo. Allo stesso modo, sempre con riferimento al recupero e al rilancio delle strutture esistenti nel comune di Osimo, pensiamo che la stessa sorte debbano seguire anche le strutture sportive, con riferimento alle quali abbiamo intenzione innanzitutto censire tutte le strutture sportive comunali e di ridefinire le procedure di assegnazione alle varie associazioni, che questa volta dovranno essere ispirate a criteri di trasparenza e pubblicità, criteri chiaramente regolamentari. Allo stesso modo vogliamo anche, la nostra intenzione è anche quella di risistemare gli impianti esistenti, quindi come faccio ad esempio riferimento alla piscina comunale e al campo Diana, e ad ottimizzare appunto l'utilizzo di queste strutture mettendo a disposizione della cittadinanza con coinvolgendo proprio a questo fine le istituzioni, quindi le scuole, gli enti di volontariato, gli istituti riabilitativi. In questo modo pensiamo anche sia possibile organizzare una cosa che a noi sta molto a cuore, ovvero organizzare dei corsi gratuiti per i giovani, magari di famiglie in difficoltà, e per permettere anche a loro di praticare comunque lo sport, perché ultimamente ci sono arrivate numerose segnalazioni insomma, di una disparità di trattamento fondata sul censo. Inoltre, appunto, invece in ambito culturale, quindi in ambito di offerta turistico-culturale, noi chiaramente vogliamo puntare molto, come dicevo prima, sulla cultura. Per questo, proprio perché Osimo offre moltissime soluzioni. Una delle prime soluzioni che noi pensiamo di essere proprio obbligati a rilanciare è quella relativa alla riapertura delle grotte. Noi siamo seduti in fondo su una miniera d'oro, però non ce ne accorgiamo perché tutti ne parlano, tutti ne conoscono l'esistenza, tutti sanno che ci sono dei labirinti infiniti che superano di gran lunga per lunghezza e importanza, per esempio, le grotte che giustamente sono pubblicizzate a Camerano, però rimangono chiuse e non riescono, e pochi di noi ne hanno visti solo delle minime porzioni. Per questo motivo noi pensiamo che sia necessario rilanciarle con una forte con un'apertura, una forte campagna pubblicitaria. Per questo vogliamo anche addirittura completare questa offerta attraverso la creazione di un parco urbano archeologico nella zona del Parco Bernini del Campo dei Frati, creando un percorso che appunto dirami attraverso le fonti storiche, quindi Fonte Magna, ma anche altre 3-4 fonti che sono di importanza storica, che sono appunto tutte nella zona del parco archeologico che vogliamo creare, dal quale peraltro si potrà accedere direttamente alle grotte, perché appunto ci sono già degli accessi preesistenti che oggi sono chiusi e non sono utilizzati. Altra iniziativa che vorremmo appunto rilanciare, sempre in ambito culturale e turistico, è il recupero delle feste, quindi degli eventi storici tradizionali di Osimo. Ad esempio la festa dei fiori è stata abbandonata tanti anni fa, eppure era un evento che ha sempre portato grande successo e grande colore, tante persone ad Osimo. Quindi per esempio valutiamo appunto il rilancio di questo tipo di evento, così come il potenziamento di quelli che ci sono già stati lasciati in eredità e che hanno avuto successo. Mi riferisco per esempio al Calice di Stelle, così come a magari pensare a delle rievocazioni storiche della città. Altro studio che stiamo svolgendo per rilanciare il centro storico
è legato alla creazione di un centro commerciale naturale per utilizzare i locali sfitti, perché il centro di Osimo sta chiudendo, ormai i locali sono quasi tutti sfitti, quindi si potrebbe pensare ad un'aggregazione fra i vari proprietari per appunto creare un centro commerciale naturale. Questa idea c'è stata, comunque noi ci siamo confrontati su questo tema anche con Recanati, perché sappiamo che là stanno organizzando una iniziativa simile, e per far questo stanno addirittura cementificando, la giunta del PD sta cementificando un campo sportivo per renderlo parcheggio. Noi non abbiamo bisogno di questo, perché noi il parcheggio già ce l'abbiamo, ci abbiamo anche l'impianto di risalita, quindi potremmo tranquillamente pensare di organizzare un centro commerciale naturale all'interno di Osimo e magari completarlo anche, visto che lo stesso problema c'erano anche gli appartamenti in centro che sono sfitti, con il rilancio di un albergo diffuso. Con la possibilità di unire anche i proprietari degli immobili per mettere a disposizione le stanze che potranno ospitare le persone che verranno a comprare il centro. Chiaramente per fare tutto questo sarà anche necessario dotarci di adeguate forme pubblicitarie, per questo è indispensabile poi creare comunque dei pacchetti turistici in accordo comunque anche magari con le località litorane, che potranno quindi offrire ai turisti che vengono a villeggiare al mare anche dei percorsi appunto culturali e dei pacchetti che, per appunto i turisti che hanno interesse comunque a visitare Osimo dal punto di vista appunto con tutte le offerte che cercheremo di predisporre. Per far questo ovviamente dovremo anche potenziare l'attuale sito internet e l'ufficio turistico, quindi insomma la nostra intenzione è quella di potenziare questo settore, perché lo riteniamo una via d'uscita per anche non solo per l'Italia in generale, ma anche per il nostro comune. E concludo, queste idee che vi ho riassunto sono il frutto di numerosi suggerimenti che in questi mesi abbiamo raccolto dalla cittadinanza e poi degli inevitabili confronti interni che abbiamo avuto all'interno dell'Osservatorio 5, che si occupa espressamente di queste materie. Siamo a disposizione per qualsiasi idea e contributo vogliate dare anche voi. Vi ringrazio. Sebbene non in ordine di importanza, ed è difesa dell'ambiente e valorizzazione del territorio. Dunque, l'abbiamo nominata in questa maniera perché crediamo che negli ultimi anni ad Osimo sia stata effettuata una politica urbanistica a dir poco scellerata. Questo lo dimostrano ad esempio i tristi eventi, come ricorderete, l'alluvione di Osimo Stazione e della Valvosone, e quindi con tutti i vari rischi idrogeologici che si sono creati. Quindi come primo punto fermo che porteremo, che fa parte del nostro programma, è no al consumo di suolo. Proibiremo assolutamente la creazione di ulteriori aree edificabili. Nonostante questo, il settore edile non ne soffrirà, perché vogliamo incentivare l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica. Vogliamo promuoverla. Quindi sosterremo le varie imprese del territorio che si dedicheranno alla riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici. Prevediamo ad esempio per gli edifici pubblici interventi UNESCO, il che significa recuperare l'efficienza energetica e ripagare questi interventi con i risparmi ottenuti. E sempre in questa direzione vorremmo, come primo fatto concreto, aderire al patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è un'iniziativa della Commissione europea che è ricompresa all'interno della strategia 20-20-20, che è rivolta ad incrementare del 20% l'utilizzo dei consumi dell'energia rinnovabili,
l'aumento del 20% dell'efficienza energetica e la riduzione del 20% delle emissioni climalteranti. Dunque, perché vorremmo far parte di questa iniziativa? Perché la Commissione europea vede di buon occhio chi fa parte, chi aderisce a questa iniziativa, e quindi crediamo sia un buon punto di partenza per poi accaparrare delle risorse economiche da parte della Commissione europea. E, sempre nell'ottica della difesa dell'ambiente e salvataggio del cambiamento climatico, vi è il settore dei trasporti. Quindi, come punto generale, vorremmo adottare il cosiddetto piano urbano per la mobilità sostenibile. In buona sostanza vogliamo promuovere il trasporto aggregato, sia pubblico che privato. Come proposta concreta vorremmo, tra le varie altre, c'è l'istituzione di tessere di carpooling che potrebbero essere distribuite dall'ufficio ANAFRE, che riconosce quindi l'identità di tutti i cittadini e che ovviamente richiedono, e così questi cittadini potrebbero condividere il proprio mezzo privato con gli altri residenti o domiciliari ad Osimo. E inoltre questa tessera potrà essere anche utilizzata per eventuali progetti di car sharing e quindi condivisione di auto o vetture, meglio se a proporzione non inquinante, mi riferisco alle vetture elettriche. Ce n'è una tra l'altro di sotto dell'Altea molto interessante, se avete modo di vederla. E come ultimo punto, sempre in difesa dell'ambiente ma non in ordine di importanza, adotteremo la strategia di studi zero. In buona sostanza, chi fa meglio la raccolta differenziata e chi produce meno rifiuti spenderà meno, pagherà meno tasse, molto semplicemente. Bene, così in generale ho voluto presentarvi questi punti, poi magari nel dibattito ci sarà modo di poter approfondire più in particolare. Allora, l'esposizione, anche se un po' sintetica, del programma è terminata, direi che possiamo dare inizio al dibattito. Prima di darvi la parola, vi volevo rappresentare il fatto che il Movimento 5 Stelle è autofinanziato. Noi, come è notorio, non abbiamo né a livello nazionale né a livello locale alcun finanziamento, alcun rimborso, quindi chi volesse darci una mano, noi ovviamente raccogliamo chi può, quello che vuol dare, raccogliamo dei denari che servono ovviamente per anche organizzare serate come questa. E ci possiamo organizzare così, vengo mezzo a voi, dite chi vuol fare una domanda, chi vuol fare un intervento, e poi a turno rispondiamo ai vostri quesiti. Sì, volevo appunto ricordare che domenica ci vediamo tutti in Piazza Boccolino, perché verrà il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio a presentare i candidati sindaco del Movimento 5 Stelle nella provincia di Ancona. Osimo è il paese più grande della provincia, per cui è stato scelto dal coordinamento provinciale e dallo stesso Luigi Di Maio la città di Osimo proprio come punto di importanza. Il discorso dell'autofinanziamento che ha detto Daniele è giustissimo, quindi speriamo nella vostra generosità, ma ad ogni modo ci teniamo soprattutto a sottolineare il fatto che il Movimento 5 Stelle non prende rimborsi o finanziamenti pubblici, come ben sapete, ma tante volte va bene sempre ricordarlo. E un'ultima indicazione, abbiamo sentito dei termini che magari per qualcuno possono essere un po' magari difficili, quindi non vi fate assolutamente problemi nell'esporre le cose, nel chiedere anche dei chiarimenti alle cose che sono state dette. Grazie.
vuole intervenire, vengo io perché non ci abbiamo la valletta, quindi grazie purtroppo. È andata male, c'è abbiamo Daniele al posto della valletta, quindi. Grazie. Bravo. Va bene, intanto allora, mentre rompiamo il ghiaccio, parliamo anche di argomenti che non sono strettamente connessi al programma, ma che noi in questi mesi abbiamo dibattuto molto a livello pubblico. Sapete nella nostra battaglia, per esempio, sull'ospedale, sapete forse anche del fatto che stiamo facendo una battaglia per il mantenimento del commissariato di Polizia d'Oggi, ma forse molti di voi non sono neanche informati che per questo patto di stabilità, austerity, tagli, come lo volete chiamare voi, e il commissariato di Polizia di Osimo è a rischio di chiusura, quindi Osimo sta subendo una desertificazione totale e anche la Valmusone, evidentemente perché a livello regionale non abbiamo degli esponenti che riescono a tutelare il nostro territorio come si deve. Spacca purtroppo del Fabriano e quindi gli ospedali e le altre situazioni dei bacini elettorali di questi personaggi vengono tutelati e noi qui stiamo a prendere sempre un po' gli schiaffi. E dal punto di vista dell'ospedale, quindi, la nostra politica è quella di mantenere assolutamente l'ospedale di Osimo efficiente fino a quando non sarà pronto l'ospedale di rete, sempre che si faccia, perché qui si parla di questo ospedale quando ero bambino io. E quindi non si può tollerare il fatto che l'ospedale di Osimo sia lasciato in questo stato di continuo degrado e abbandono. Per il commissariato di polizia stiamo facendo un'interrogazione parlamentare con la nostra rappresentante di Chiesi, Donatella Agostinelli, per avere delle lucidazioni dal Ministero dell'Interno, che ha deciso fra quattro commissariati della provincia di tagliare proprio quello di Osimo. Questo per informarvi anche di battaglie un po' più specifiche. Qualche domanda? Troppo chiaro, siamo te troppo chiari. Una qualsiasi domanda anche di. Prego. So che avete affrontato il tema dell'acqua pubblica, se potete aggiornarci per gente che magari vi ha seguito un po' più da lontano, cosa avete ottenuto, cosa avete cercato, quali sono state le risposte? Sì, sull'acqua pubblica abbiamo fatto, ricorderete forse i nostri volantini la scorsa estate con questa rubinetto dell'acqua che veniva tenuto stretto da una mano che quindi non faceva uscire l'acqua. Allora, il problema dell'acqua è un problema forse poco sentito, ma in realtà è fondamentale perché all'interno di questo tema c'è il futuro della nostra democrazia. Ci sono delle cose che non possono essere mercificate, perché appunto fanno parte del patrimonio di ognuno di noi, quindi l'acqua, anche dalla recente dichiarazione dell'ONU, è un diritto dell'uomo, non è una merce. Di conseguenza chi si mette invece nel percorso per il quale i cittadini e gli esseri umani appunto debbono approvvigionarsi all'acqua pagandola, chiaramente farà e sta facendo una fortuna. Quindi, da questo punto di vista il referendum del 2011 è stato chiarissimo, bisogna ripubblicizzare le aziende di distribuzione del servizio idrico e poi bisogna restituire la parte della bolletta di difficilissimo calcolo ai cittadini italiani della remunerazione del capitale investito. Cosa è successo con la vecchia privatizzazione che il referendum ha abrogato? Praticamente chiunque metteva del capitale dentro una società che distribuiva l'acqua aveva diritto automaticamente a una remunerazione del suo capitale del 7%. Non aspettatevi di poter stasera andare a casa e trovare in bolletta questo 7% perché sono anche bravissimi a non farci capire niente. Quindi sempre con questo mulinello, con questo trasformismo, nonostante
il 96% degli italiani nel 2011 ha detto che l'acqua deve essere pubblica, ancora continuiamo di fatto a stare a queste prese in giro, diciamo, e anche soldi che si vanno dal nostro portafoglio. Nel prossimo futuro il tema dell'acqua vedrete che sarà sempre più cruciale, quindi io, anche se magari vabbè, la bolletta dell'acqua sono pochi soldi, la gente non ci pensa, invito tutti a fare delle profonde riflessioni su questo, perché sui beni comuni, sui diritti che si baserà la battaglia per la democrazia nel prossimo futuro. Cioè, la questione dell'acqua, oltretutto, una cosa molto importante, è sintomatico del fatto di come questo potere fondamentalmente parla, ma nel momento in cui deve far rispettare le leggi, non le fa rispettare quando gli fa comodo, perché noi sappiamo benissimo che un referendum è a forza di legge, no? Qui abbiamo, sbaglio Daniele, se è un referendum abrogativo, è automaticamente a forza di legge, quindi automaticamente abroga quella che è la legge in precedenza. Comunque, e quindi il Parlamento ha il dovere di fare una nuova legge che rispetti la volontà popolare. Mentre noi invece ci troviamo nella situazione che questo referendum ancora non è stato attuato, sono passati tre anni, ancora non è stato attuato. E questo è sintomatico del fatto che, come l'hanno fatto con l'acqua, lo potranno fare anche con tutti gli altri beni, quelli che giustamente David dice non sono beni comuni che non andrebbero mercificati, perché la stessa cosa io penso, ad esempio, che l'eccesso di tariffe che è legato non solo all'acqua, magari non la sentiamo, ma poi c'è anche la questione delle altre energie, ovvero anche il gas, ovvero anche l'energia elettrica, che abbiamo dei grossi monopoli di fatto che gestiscono questi beni, questi servizi, che noi paghiamo fior fior di quattrini. Quanto costano ogni due mesi quando arrivano le bollette? Quanto reddito tolgono queste alle tasche dei cittadini e degli italiani? E riappropriarsi, far sì che, se questi sono beni comuni, noi cittadini dobbiamo riappropriarci di questi beni comuni. E quindi forme di ripubblicizzazione di questi beni sono indispensabili. È stato detto giustamente che il cambiamento avviene attraverso la partecipazione. Però noi dobbiamo tener conto, penso, di una cosa, che la popolazione di Osimo, dove abitiamo, non è assolutamente abituata ad adottare questo sistema della partecipazione. Anzi, piuttosto, siamo di fronte, per esempio, a fenomeni come il voto di scambio, che è stato portato avanti per tanti anni, e che abbiamo, quelli che hanno i capelli bianchi come me, insomma, hanno un'ampia testimonianza di questo. Quindi c'è un problema di educare questi nostri concittadini, noi stessi, cambiare atteggiamento. Giustamente è stata messa la frase di Gandhi, che io condivido sicuramente, sì, tu stesso il cambiamento, però ecco, questo dobbiamo fare in modo che arrivi alle persone, che le persone credino a questo sistema di partecipazione. Quindi c'è un problema di educazione, quindi questo è stato appunto preso in considerazione dal movimento. Sì, diciamo che se il cambiamento deve avvenire bisogna anche credere che si possa cambiare. Di conseguenza sono d'accordo con la tua analisi del carattere magari particolare degli osimani, forse anche degli italiani, come si diceva prima. Però da questo punto di vista noi abbiamo bene di credere al fatto che si possa cambiare. E certo,
occorre un'azione educativa, un grande impegno in primis da parte nostra del Movimento 5 Stelle, ma ecco, alla fine il Movimento è uno strumento di lavoro, questo noi lo diciamo sempre, è un simbolo che ormai sta diventando sinonimo di onestà e di impegno civico, però è uno strumento semplicemente di lavoro. Io non avrei nulla da obiettare se i cittadini osimani, per esempio, liberamente, senza nessun simbolo che alla sua funzione ma relativa, si mettessero a cambiare atteggiamento con questa partecipazione, che appunto sarà la vera rivoluzione. Noi, per la nostra esperienza personale, in questi 2 anni l'abbiamo visto anche su noi stessi, cioè alla fine si diventa sempre più refrattari a fare delle scelte magari unilaterali o personali, ma si cerca sempre il confronto con gli altri, perché poi si vede che la soluzione che esce fuori è sempre la migliore. Dal punto di vista del voto di scambio, posso dire soltanto che il Movimento 5 Stelle, come ben si sa, è assolutamente contrario a questa forma di subcultura. Noi non vogliamo favori, ma neanche li ne facciamo, e non siamo per l'elemosina o la carità, ma siamo per la solidarietà, e attraverso appunto il mix di quelle 3 cose che dicevo prima, trasparenza, partecipazione e equità sociale, quindi giustizia sociale e solidarietà, riusciremo sicuramente a fare di Osimo un punto di inizio che poi possono seguire anche altre città. Tutti gli atti amministrativi e gli appalti devono essere pubblici, che in caso non vengano pubblicati possono essere annullati, quindi già un controllo c'è, è solo che purtroppo non tutti lo sanno. E con la partecipazione ci sono, come dicevo, degli strumenti che noi metteremo in pratica per coinvolgere direttamente i cittadini. Non so che altro vuoi aggiungere a te? Sì, abbiamo già parlato del bilancio partecipativo, quindi una parte è un bel esperimento, no? Una parte del bilancio comunale viene dedicata proprio per il bilancio partecipativo. Non so, faccio per dire 1 milione di euro, i cittadini di quel 1 milione di euro decidono cosa è meglio fare, lo decidono direttamente loro attraverso degli strumenti che potrebbero essere, per esempio, le circoscrizioni, i consigli di quartiere. La cosa interessante del discorso che ha fatto il signore è vero, cioè come può poi il cittadino avere il controllo su chi è stato eletto. Da questo punto di vista avrete sentito che a livello nazionale appunto ci sono stati delle situazioni di sfiducia, per esempio del territorio, di determinati rappresentanti che erano stati mandati in Parlamento, per cui il feedback che poi il territorio dà alla persona eletta sarà sempre più importante. Non, diciamo, si potrebbero anche studiare degli strumenti normativi per fare questo. Però è già il fatto stesso che il cittadino, e ritorno qui sull'importanza della partecipazione, diventi consapevole della sua forza, e lo porterà poi a diventare uno strumento autorevole a cui il politico e il portavoce, come lo chiamiamo noi, deve stare attento. Se ad esempio ad Osimo i consigli di quartiere, no, si trasformassero appunto in delle assemblee effettivamente partecipative che discutono, dibattono sui problemi, li conoscono approfonditamente, poi con quale autorità un politico dice no, io faccio così? Oggi lo può fare perché noi siamo fondamentalmente ignoranti su tanti problemi.
ma in un futuro che noi speriamo sia prossimo, grazie appunto a, questo, a questa nuova dinamica, ci sarà già un controllo naturale. Volevo tornare, scusate, sono sempre Simone Catari, scusate anche l'emozione perché molti di noi non sono abituati a parlare con un pubblico. Vorrei tornare al concetto di una persona che cambia perché si rende conto che l'Italia comunque va nel proprio paese, non sta andando bene. Io sono entrato con questi ragazzi che avevano già creato un gruppo un anno e qualcosa fa ed ero una tipica persona che si lamentava, però diceva vabbè, tanto ci pensano gli altri, infatti la politica ha pensato a noi proprio nel modo peggiore che ci poteva essere. Io dal Movimento 5 Stelle ricordo le lotte che ha fatto Beppe Grillo e ho cominciato a capire che c'era qualcosa che, cioè lui pensava proprio come la vedevo io, la nazione, il paese, tutto quanto. Però era uno di quelli che ogni tanto diceva, ma sì, io dicevo va tutto bene, 2 anni fa andava tutto bene, quindi io andavo al mare tranquillo. Poi un giorno sono andato in uno dei bei distributori di acqua che abbiamo in realtà da Stea, mi sono girato, ho visto una signora che raccoglieva dei pomodori buttati via dal mercato e lì mi sono reso conto che le cose non andavano bene. Cioè quella signora, quella pensionata, stava raccogliendo dei pomodori dall'avanzo del mercato dell'una all'una e mezza. Da lì mi sono reso conto che le cose non andavano bene. Mi sono unito al gruppo del Movimento 5 Stelle, anche se all'interno del Movimento 5 Stelle all'inizio non ci conoscevamo, però ho cominciato a imparare tante cose, loro mi hanno insegnato tante cose, forse potevo dare di più, ma questi ragazzi io l'ho visti lavorare per un anno e mezzo con una voglia di cambiare, con una partecipazione, con un interesse, cioè abbiamo scoperto come funziona un ospedale, gli incarichi degli ospedali, abbiamo scoperto le bollette dell'acqua, io andavo negli incontri, siamo andati a Fabriano per partecipare con una manifestazione per gli operai di Fabriano, posso dimostrare in mille cose la Indesit, posso dimostrare con mille parole, chiunque ci voglia affermare, cosa vuol dire partecipare, cioè smetterla di guardare la televisione, guardare Ballarò, guardare questi telegiornali, il mercoledì alzarsi, venire tra noi, cioè venire in mezzo a noi cittadini e ragionare insieme come potrà essere il nostro futuro, perché io sono convinto che Renzi con gli 80 euro che ce l'ha adesso il futuro non ce l'ha proprio garantito. Grazie. Che utilizza quindi gli scarti delle sue lavorazioni, allora sì, sono utili. Se invece sono funzionali a prendere incentivi rivolti quindi solo ad arricchire delle persone, io guardi personalmente ho lavorato per 2 anni in una grande azienda di energie rinnovabili, che era Energy Resources, posso dirlo, sta fallendo, se non è già fallita. Molte di queste grandi aziende si sono sempre rivolte a fare profitto
quindi a rincorrere gli incentivi, mentre le energie rinnovabili sono un vantaggio perché prima di tutto ci permettono l'indipendenza energetica. Immagino che molti di voi sappiate che siamo dipendenti dall'estero per circa l'86% delle fonti fossili, mentre abbiamo una vasta disponibilità di sole, vento, anche biomasse, che però devono essere funzionali alle, diciamo, agli scarti delle aziende agricole oppure degli alimenti fileni. Quindi questa è la nostra posizione, no alla costruzione di mega centrali a biogas. Sì, allora scusate, questo è stato un tema molto importante perché qui magari qualcuno sente parlare di biomasse non è anche sentito, non sa neanche di cosa parliamo. Brevemente, praticamente le Marche, c'è anche una grossa battaglia dei ragazzi del Movimento 5 Stelle di Iesi, il cui consigliere regionale comunale Massimo Gianangeli è anche presidente del Comitato Terre Nostre, sul fatto che nelle Marche sono state autorizzate, mi sembra, più di 40 centrali a biomasse. Che cosa significa? La storia è questa: ci sono gli incentivi per queste forme di energia rinnovabile, diciamo così. Quindi, come diceva Daniele, se io ho una piccola azienda agricola, utilizzo i miei scarti agricoli, li metto in questo digestore che praticamente con la fermentazione degli scarti genera metano che viene bruciato e produce energia elettrica. Quindi è un microimpianto che utilizzi gli scarti di un'azienda agricola che già ne produceva il suo, ha una sua logica ed è giusto che ci siano gli incentivi perché è una fonte rinnovabile. Ma nel momento in cui io inverto questo meccanismo, cioè io costruisco una mega centrale da un megawatt, no? Per prendere gli incentivi che ci sono, sto sbagliando tutto, io sto sottraendo i soldi dei contribuenti per fare un arricchimento, se non illecito, però quantomeno insomma non troppo etico. Allora, le centrali biomasse nelle Marche sono, ripeto, più di 40. Se voi andate a vedere, la regione ha autorizzato attraverso una legge che bypassava la valutazione di impatto ambientale, che è appunto una normativa che serve per vedere se io faccio una centrale biomassa in mezzo al deserto del Nevada, è chiaro che non do fastidio a nessuno, presumibilmente. Ma se ne faccio 8, quanti sono intorno agli Esi? Avevo visto prima Romina. Andata lì, vabbè. Due a Rosi, una a Cucchiarello, un'altra stanno costruendo sotto l'ex SMOM. E 8 intorno agli Esi. Allora è chiaro che questi impianti vanno valutati nel loro insieme. Ebbene, questa legge regionale ha detto no, noi bypassiamo, ce ne freghiamo, è stata dichiarata incostituzionale, la regione adesso si è trovata con le spalle al muro e probabilmente questa battaglia sarà vinta, questi impianti autorizzati illegittimamente forse dovranno essere dismessi come giusto che sia. Ma volevo avevo fatto uno schema riassuntivo proprio di questo caso del biogas per parlare dei circoli viziosi della cattiva politica. Allora pensate al caro vita degli ortaggi dell'ortofrutta, no? Andavo al supermercato, costa sempre una barca di soldi. E pensate tutto il giro assurdo che si genera, dove i cittadini prendono, come si dice, sia da una parte che dall'altra, cioè mazzate e submazzate. Allora, il commercio dell'ortofrutta a livello di ingrosso nazionale è in mano alla criminalità organizzata. Penso che se non lo sapevate ve lo dico io adesso, ma bastava sentire il telegiornale la scorsa settimana. Quindi questi che controllano il mercato all'ingrosso fanno morire di fame gli agricoltori, i coltivatori diretti del sud Italia, dove i controlli, tra l'altro sappiamo, con la terra dei fuochi eccetera, potrebbero essere neanche troppo fatti seriamente. E poi a noi ci mettono quegli stessi ortaggi che stanno a 500 km di distanza, ci mettono una fortuna e noi li andiamo a pagare. D'altra parte, qui nelle Marche abbiamo le mega centrali a biogas che ci portano via i soldi di noi contribuenti, perché ve l'ho spiegato prima. Abbiamo i contributi che potrebbero essere utilizzati per avere gratis o a pochissimo prezzo il pannello sul fotovoltaico sopra il tetto di casa di ognuno degli osimani o di ognuno degli italiani, ma questi soldi se sono pappati loro signori con questi meccanismi. Bene, quindi i cittadini pagano il caro bollette perché l'incentivo all'impianto a biomasse lo paghiamo noi nella bolletta e poi non ci possiamo neanche fare il nostro impianto di fonte rinnovabile sul tetto perché i contributi si riprendono tutti queste mega centrali.
Bene, la cosa assurda è che queste mega centrali, una da un megawatt per campare, c'ha bisogno di 300 ettari di coltivazione di cereali, in particolare il mais. Quindi la nostra agricoltura locale si sta tutta trasformando perché i proprietari terrieri, grazie al fatto che i proprietari delle mega centrali possono pagare tantissimo di più il cereale dedicato alla centrale, praticamente stanno abbandonando la cultura alimentare. Quindi noi che potevamo fare il famoso chilometro zero che abbiamo detto prima, quindi qualità e occupazione sul territorio e appunto ambiente, stiamo facendo tutto questo e nuovamente la distruzione delle culture agricole tradizionali comporta il fatto che poi andiamo a comprare i pomodori le cose della terra dei fuochi laggiù al supermercato, ci costano sempre tanto. Questo è un esempio proprio classico di come se si ragionasse bene e si invertirebbe tutto questo meccanismo. Scusate la lunghezza, so che è... Sul tema, volevo solo aggiungere questo, sul tema delle centrali. Che cosa può fare il Comune? Mi pare che era questa la domanda. Allora, è inutile che ci giriamo intorno, qui la competenza è più regionale che comunale, però in sede di conferenza di servizi, nel momento in cui il Comune di Osimo fosse chiamato a ragionare su come viene utilizzato il territorio, voi dovete sapere che la nostra posizione sarà quella di dire un no, a meno che questo impianto, ma non succede, perché in realtà la norma non è stata studiata per favorire il piccolo che si crea il suo piccolo impianto, è una norma che purtroppo è stata studiata, non ho paura di dire che è stata da subito utilizzata per un sistema illegale, tanto che la Procura della Repubblica di Ancona, su segnalazione e denuncia da parte del Comitato che prima ha citato David, ha aperto un fascicolo processuale molto pesante a carico non solo di imprese che si sono aggiudicate appalti per costruzioni di queste mega centrali che sono cattedrali nel deserto, perché in realtà il terreno da servire non lo avevano, ma ancora di più e peggio per noi cittadini, sono stati messi sotto processo degli amministratori a livello regionale e si è scoperto, questa è una cosa molto simpatica, io ho avuto la fortuna o la sventura di leggermi gli atti processuali, che molte di queste società che sono aggiudicate gli appalti erano presenti parenti prossimi dei dirigenti regionali, degli assessori, e quindi era una partita a tutto tondo, cioè io ti faccio la legge, ti do la possibilità, se costruisci una centrale, di prendere un'agevolazione, comunque dei bei quattrini, ma tanti, e guarda caso in quelle società che si sono aggiudicate l'appalto, la possibilità di costruire sul territorio, c'erano dei parenti prossimi di quegli stessi che hanno fatto la legge e cercavano di applicarla. È intervenuta questa sentenza che ha dichiarato che tutto illegittimo. Purtroppo non è risolto per noi cittadini, perché il fatto che sia comunque iniziata la costruzione di una centrale, che comunque si sia data la legittima aspettativa che si potesse effettuare effettivamente quella realizzazione, darà luogo ad un risarcimento del danno. Quindi siamo stati fregati due volte, non solo hanno cercato di fregarci in prima battuta rubandoci i nostri quattrini, ma in secondo luogo ce li rubano comunque, perché si prenderanno un bel risarcimento danni da parte dello Stato. Quindi a livello comunale noi, se saremo come sarà, speriamo, a governare la città, sicuramente diremo il nostro no. Nel 99% dei casi ci sarà forse un caso, ma io penso che non sia neanche realizzabile. Alle mega centrali sicuramente faremo di tutto. Dove facevano tutte sotto il megawatt, no? Ma questo sono le centrali, sono
grandi centrali, cioè il discorso è proprio molto semplice. La centrale non deve avere un impatto negativo sulla cittadinanza, in primis, e poi sul territorio, perché queste centrali, voi non so cosa sapete, ma emanano un cattivo odore, non sono belle a vedersi, e comunque il nostro territorio è un territorio meraviglioso, bellissimo, non solo a livello agricolo, a livello paesaggistico, ma è anche un territorio bello dal punto di vista architettonico. Quindi una centrale proprio non ci dice, non c'è una linea economica, ci dice poco. Ecco. Ciao a tutti. Allora, faccio una domanda. Secondo me uno dei problemi che cerchiamo oggi è anche dovuto all'incompetenza, senza fare il nome e cognomi, di chi siede nei posti non solo dove si decide, ma anche dove si fa. Quindi parlo non tanto dei consiglieri, ma anche assessori, tecnici, dirigenti. Quindi vi chiedo una prima domanda. Come pensate voi, io mi auguro che vinciate insomma, questa competizione politica, come avete pensato di quali saranno, magari già lo sapete, o come avete pensato di trovare i tecnici, gli assessori, i dirigenti che, e, in base alle competenze, in base non so se avete già dei criteri. E la seconda domanda è, in che modo, anche mi ricollego alla domanda precedente sulla partecipazione, in che modo io da cittadino, prima persona, posso influenzare, chiamiamola con le virgolette, cioè confrontarmi con quella che è la base politica che governerà il comune per cercare di portare il mio contributo proprio concretamente. Allora, per quanto riguarda il discorso delle competenze, porto anch'io un'esperienza molto interessante e formativa che abbiamo avuto a Parma nell'incontro con il sindaco Pizzarotti e il Movimento 5 Stelle che è al governo della città di Parma nel 2012. Allora, chiaramente ci sono diversi tipi di situazioni a seconda della grandezza del comune, perché gli amministratori, credo gli assessori di un comune come Osimo, andranno a prendere uno stipendio netto circa di 800 euro al mese, insomma siamo lì. Quindi chiaramente la scelta per esempio che è stata fatta da Parma potrebbe avere dei problemi. Che cosa ha fatto Parma? Ha semplicemente fatto una richiesta di curriculum per chi volesse ricoprire gli incarichi dei vari assessorati. Poi sono stati vagliati i curriculum più interessanti, c'è stato un colloquio faccia a faccia con il sindaco, dopodiché il sindaco ha deciso, adesso non so se lui personalmente o un gruppo di persone, hanno deciso le persone che vi convincevano di più. Il criterio fondamentalmente per quello che ci riguarda sarà lo stesso, sperando che persone veramente competenti e oneste possano rispondere all'appello, anche se la remunerazione dell'assessore con un comune come quello di Osimo non è un qualcosa di così allettante. Però confidiamo che con questa nuova atmosfera, questo nuovo clima, ci siano delle persone che veramente abbiano uno spirito di servizio e professionisti che lo possono fare. E in qualsiasi caso diciamo che per un comune come quello di Osimo anche la formazione di persone che nel tempo si formano, abbiamo visto i nostri parlamentari, no? Alla fine l'assessore deve avere delle competenze ma deve dare anche delle indicazioni di carattere politico, poi ci sono i tecnici del comune che lavorano. Quindi i nostri ragazzi per esempio si sono formati benissimo in Parlamento, erano stati presi come i pivellini e invece stanno dando 10 giri a tutti gli altri scacciabottoni del PD o di Forza Italia. Quindi sono anche abbastanza fiducioso del fatto che si possano trovare dei giovani, chiamiamoli così, degli outsider, che poi possano diventare esperti nel tempo. L'importante è appunto la buona fede, l'impegno e l'onestà. Per quanto riguarda l'altra domanda, ci sono questi metodi di partecipazione a cui noi forse non abbiamo sufficientemente spiegato, no? Marco, cioè per esempio il discorso di fare delle assemblee, la partecipazione costa molta fatica. Io ho fatto anche il corso di partecipazione l'anno scorso
alcuni altri dei nostri lo stanno facendo in questo momento. Ad Ancona io l'ho fatto, invece adesso stanno a Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a mare. E la partecipazione costa molta fatica, molto impegno, e tra l'altro se poi il cittadino che inizia a partecipare vede che questa partecipazione è infruttuosa, cioè non si arriva a nessun risultato, dopo due o tre riunioni si stufa, giustamente se ne va. Quindi i metodi che sono stati proprio studiati da, possiamo dire, un filone quasi scientifico, no? Dal punto di vista di questi metodi, riesce a fare in modo che la riunione sia poi fruttuosa alla fine. Ad esempio la tecnica dell'OST, Open Space Technology, è stata fatta a Parma, il comune ha investito molto in questo, mi sembra che sia costata sui 40.000 euro il palazzetto dello sport di Parma è stato utilizzato una domenica da parte del comune con dei cittadini che erano stati chiamati a campione, 500 cittadini che rappresentavano tutte le fasce sociali delle zone dei quartieri di Parma. Si sono riuniti in questo palazzetto, hanno cominciato a dibattere su determinati temi, ci sono delle tecniche dove sostanzialmente i vari gruppi hanno tutti un referente e un computer che si collega ad un computer centrale che elabora tutte le proposte che sono state fatte, e alla fine della serata si esce con un documento che si chiama Instant Report, che significa appunto il rapporto istantaneo, cioè tutto quello che io ho fatto in quella giornata più o meno lo ritrovo scritto in questo documento. E l'Instant Report poi è il documento attraverso il quale si sviluppano le successive linee politiche e programmatiche. Volevo aggiungere un paio di cose. Allora, qui noi nel programma abbiamo messo che saranno inserite nello statuto comunale i metodi partecipativi. Questo che significa? Che ci saranno questi, un regolamento in cui sarà spiegato come chiunque possa partecipare, sia in maniera singola che come associazione, che come gruppo di persone, collaborando con l'amministrazione comunale per dei progetti concreti o per servizi che vengono richiesti. Inoltre, l'intenzione è quella di promuovere eventi di democrazia partecipata. Già ad oggi vengono fatti i consigli di quartiere, questi potrebbero essere ampliati sia come frequenza che come, speriamo, partecipazione, e utilizzati anche metodi più concreti, più specifici, come quello che diceva Davide dell'OST, che è un metodo, diciamo, uno strumento tecnico. E oltre a questo permettere anche il monitoraggio, perché ci sono delle piattaforme web come l'Open Police, che esiste già per il Parlamento, in cui può vedere il suo parlamentare cosa fa, quante volte è presente, eccetera, eccetera. E Open Police mette a disposizione uno strumento che si chiama Open Municipio, in cui si potrebbero monitorare anche tutti gli atti che vengono fatti in un comune. Questo sempre se l'amministrazione comunale lo vuole fare, e noi siamo pronti a farlo. Il territorio a prendersi i diritti cittadini e non pagano mai.
Io sono arrivato in ritardo perché a Reganato è accettato un convegno organizzato dall'amministrazione con alcuni personaggi aziende che si stanno mangiando Reganati. Praticamente c'era anche l'amministratore delegato dell'Interparking che ha costruito il parcheggio a Reganato che servirà il centro, insieme ad altri soggetti insomma, che sono interessati a queste opere, al fatto che si realizzerà forse un outlet diffuso a Reganati, e praticamente poi c'è stato il fatto che il comune, il sindaco, si è lodato finalmente il fatto che ha realizzato il parcheggio, l'ha giustificato proprio perché questo permetterà l'apertura di questo outlet e ha invitato praticamente tutti gli operatori economici, che sono semplicemente commercianti, artigiani e piccole imprese, a partecipare a quest'outlet per poi cercare tutti insieme i finanziamenti europei. Però si è capito che praticamente è un modo per accaparrarsi ancora la città, si è parlato di continuamente altri ascensori, addirittura fare ascensori per le macchine elettriche, cioè le macchine elettriche potranno entrare in città, che è il centro storico, però non direttamente dalle strade, ma realizzando ascensori per fare da su. Cosa da fare? La seconda cosa che voglio dirvi è che questo, a parte chiaramente sono i programmi del Movimento 5 Stelle, la partecipazione, il fatto che arriva la democrazia dal basso, per cui la politica dei cittadini per i cittadini. Un effetto dell'entrata del Movimento 5 Stelle nelle amministrazioni è che si va a rompere quello che è il filone di potere, cioè quello che è la logica del partito, dei partiti all'interno delle amministrazioni pubbliche. Cioè il fatto che siano appunto i partiti a comandare dal governo fino ai comuni, questo si rompe. Si rompe la logica dei giri affaristici dei partiti. Lottizzazione. Sì, cioè tutto quello che i partiti arrivano a fare in tutte le amministrazioni, neanche veramente nei comuni. Si rompe anche quella logica, quel giro, di persone che stanno in politica perché ci vogliono stare una vita intera. Regola del Movimento 5 Stelle che si fanno due mandati e poi a casa. Quindi il buon Davide che avrà 10 anni, poi te ne torni a fare l'attivista. Ok, grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ricordo ancora l'evento di domenica, importantissimo, diamo un esempio tangibile di quello che ha detto poco fa Roberto Bertinelli, e cioè l'11 di maggio, un ragazzo giovanissimo, che è vicepresidente della Camera, che appunto ha deciso di venirci a trovare. Ricordiamo altri appuntamenti che stiamo organizzando, l'11 e il 12 aprile, qui sempre alla Sala della Stea, alle 9:30 ci saranno due incontri che si chiamano Ascoltando il Lavoro. Il venerdì sera alle 9:30 ci sarà lo spazio di piccoli imprenditori, quindi dell'impresa, e il sabato mattina alle ore 10:11 circa invece sarà la volta dei lavoratori. Ospite di eccezione è il professor Nino Galloni, che è un docente di economia all'Università di Roma, che ci parlerà appunto della situazione in cui siamo e ci farà capire che il fatalismo che c'è attorno a questa parola crisi, che viene utilizzata per giustificare tutto, in realtà è una grandissima menzogna. C'è una crisi perché c'è un sistema che ce la sta imponendo e, come sapete, ci sono anche le elezioni europee, sono importantissime. Noi abbiamo la fortuna di fare sia le europee che le amministrative insieme e appunto è solo attraverso il cambiamento delle regole che sono state messe in Europa e che stanno strozzando l'Italia, stanno portando a uno stato di vera e propria macelleria sociale. Io non voglio andare oltre, no, sono stati già fatti degli esempi abbastanza emblematici, ma questo è quello che sta succedendo e soltanto appunto attraverso la ridiscussione dei trattati europei che ci hanno visto precipitare in questa situazione riusciremo poi a fare anche qualcosa di concreto nel locale. Quindi Luigi Di Maio ci parlerà di questo. Il 13 poi, non vediamo un attimo di respiro, la domenica successiva, quindi 11, 12 e 13 tutti in fila, ci sarà un evento
per i giovani, un, appunto, uno strumento di partecipazione che è un'assemblea giovanile dove i giovani cercheranno appunto di fare delle proposte per loro stessi e per migliorare la città. Si chiama Giovani Ribelli, nel senso di ribelli perché bisogna un po' svegliarsi, ma anche belli perché poi la gioventù è l'età della bellezza. E con questo tocco di poesia, non so se Daniele vuole aggiungere qualcosa. Ma io, se non ci sono altri interventi, volevo riallacciarmi alla domanda che ha fatto prima il signore Francesco, che era relativa alla, al comportamento, diciamo così, del candidato a sindaco che viene eletto e quindi deve scegliere la giunta e deve anche trovare un modo di un canale di comunicazione con i dirigenti che si trova in comune. Io penso che il, questa sia una domanda tra l'altro molto intelligente e che mi fa riflettere. Allora bisogna scindere il ruolo politico e il ruolo amministrativo. Quando si governa una città la cosa importante è che vi sia un indirizzo politico forte, preciso, univoco. E questo lo dà la politica, quindi lo danno gli assessori. I dirigenti del servizio non devono, quindi i vari dirigenti, i vari servizi, che magari in alcuni casi sono anche persone preparate tecnicamente, hanno svolto, svolgeranno un lavoro ineccepibile, non possono pagare lo scotto che si passa da un'amministrazione che ha un andamento, un colore politico ad un altro. Cioè la capacità del bravo politico, del bravo amministratore politico, è quello di valorizzare le risorse tecniche che si hanno a disposizione. Quindi non bisogna mai, questo ovviamente noi ce l'abbiamo come presupposto, ce l'abbiamo nel nostro DNA, non bisogna mai pensare che ci si deve vendicare sui dirigenti, sugli responsabili tecnici dei vari uffici, perché magari in passato hanno svolto, bene o male che sia, un ruolo per un altro colore politico, per un altro sindaco. Quindi questo sarebbe un errore fatale. E sicuramente noi, siccome abbiamo già analizzato, non cadremo in questa trappola. Dall'altro lato, per quello che riguarda invece la scelta del politico, quindi dell'assessore, ovviamente viene nominato dal sindaco, e quindi fa parte della giunta e deve avere un orientamento politico che è consono a quello del sindaco, io penso che il criterio sia quello della trasparenza. Torniamo al ragionamento che abbiamo fatto prima, che hanno fatto prima. La trasparenza significa in primis che non ci possono essere persone che ricoprono incarichi di rappresentanza o di importanza, quindi assessori, ma anche penso a responsabili presidenti di società collegate, municipalizzate al comune, che abbiano una qualche forma di conflitto di interessi. Questo è proprio l'ABC. Cioè, se come cittadini noi pensiamo di governare in maniera diversa, informe, rispetto a come è stato sino ad ora, un comune, ma anche un'amministrazione di condominio, e pensiamo di metterci un nostro parente, un nostro amico, il tuo datore di lavoro, la tua fidanzata, cioè parti malissimo, perché ovviamente non hai più la scelta politica che ti guida e non hai più le mani libere. Quindi la trasparenza è esattamente questo, cioè non consentire mai a nessuno di occupare un posto di conflitto di interessi, anche in senso ampio. Volevo un attimo assedere su questa cosa, ma visto che Daniele ci ha introdotto, finisco. Allora, dal punto di vista delle società partecipate, qui oggi siamo ospiti di Astena, una delle idee del movimento è quella comunque di appunto razionalizzare le varie partecipate, questo fiorire di partecipate che è stato un po' una moda in tutta Italia, dove si sono creati questi poltronifici
sono creati dei meccanismi di scatole cinesi per cui il bilancio, la perdita di uno poi andava su, insomma alla fine nessuno capiva niente a livello contabile. Quindi razionalizzazione puntando possibilmente alla riunificazione di un'unica società partecipata che poi dovrebbe diventare una società pubblica e quindi non soggetta a diritto privato. Chiaramente attraverso questa razionalizzazione un taglio degli stipendi d'oro, dei doppi, tripli incarichi appunto del poltrone, a vantaggio però della, come dire, del rispetto delle professionalità e delle qualità interne che nelle società partecipate ci sono e appunto anche ristabilendo un clima aziendale diverso da quello che si vive attraverso questi meccanismi che parlava Daniele, e cioè già persone che si alzano la mattina presto, mi immagino per esempio quelli della Stea che fanno l'igiene urbana e tutto quanto, che tutte le mattine già devono affrontare un mondo difficile e trovarsi poi in situazioni, diciamo, con clima di ricattatori, situazioni di questo genere dove la propria sicurezza, il proprio lavoro è sempre subordinato a un qualche comportamento. Tutto questo deve terminare. Le persone incompetenti che spesso hanno ricoperto degli incarichi per nomine politiche non avranno più le loro poltrone perché razionalizzeremo questo meccanismo, come dicevo, tendendo alla unificazione in un'unica società partecipata e valorizzeremo la professionalità e l'impegno dei lavoratori dipendenti delle nostre partecipate dove effettivamente sappiamo esserci appunto di professionalità valide. Quindi ricordiamo anche che le sfide delle nostre municipalizzate nei prossimi anni saranno grandissime. Abbiamo la gara d'appalto dove viene rimessa in discussione la concessione del gas adesso a fine 2014 e quella dell'elettricità nel 2015. Cosa funziona? Come funziona questo? Ci sono degli ambiti che si chiamano ATEM, che sono degli ambiti territoriali all'interno dei quali la legge prevede che un solo gestore debba gestire l'ATEM. Per esempio noi siamo nell'ATEM della provincia di Ancona dove Astea ha soltanto Osimo come gestore dell'energia elettrica per esempio. Altri comuni sono gestiti da molti servizi, altri da ATEM. Con questa nuova legge esisterà soltanto un nuovo soggetto che va a identizzare tutti gli altri soggetti che attualmente hanno i sottoterritori e quindi ha bisogno di un patrimonio finanziario notevole per poter sostenere questo tipo di operazioni. Quindi chiaramente stiamo rischiando, ritornando ai discorsi di prima dei beni comuni, di perdere i settori strategici che sono quelli dell'energia elettrica e del gas a vantaggio di questo modello che chiaramente favorisce i grossi gruppi. Quindi Astea si deve preparare a una grande battaglia per cercare di portare a casa la gara del gas che adesso appunto imminente in dizione e questo lo può fare soltanto attraverso questa, come possiamo dire, questa razionalizzazione, questo clima aziendale nuovo dove ogni professionalità sarà valorizzata al massimo. Sì, la composizione del Consiglio di Amministrazione di Astea. Non è che adesso il 5 Stelle parla di democrazia, di partecipazione, e poi quando va lui in maggioranza fa come cavolo gli pare. Noi abbiamo previsto che i consigli di amministrazione debbano essere a nomina non soltanto della maggioranza come adesso, ma anche con un consigliere nominato dalla minoranza, e in più, sull'esempio di Genova, fare un ulteriore strumento di controllo di democrazia che è una consulta degli utenti o un rappresentante degli utenti. E praticamente i cittadini all'esterno, qui ritorniamo ancora al discorso della partecipazione, hanno la possibilità di incidere nel consiglio di amministrazione della partecipata portando il loro punto di vista e anche il loro, diciamo, fattore di controllo. Quindi chiaramente questo modello democratico poi sarà lasciato alle future generazioni, così che quando il Movimento 5 Stelle non sarà in maggioranza magari nei prossimi anni e qualcun altro sarà comunque in grado sempre di controllare il meccanismo, perché se noi andiamo
al governo della città, poi sbattiamo la testa, ci dimentichiamo di tutto quello che abbiamo detto oggi, i cittadini devono comunque avere in mano uno strumento per poter controllare sempre chi li governa. Bene, io penso che abbiamo fatto tutto, ci vediamo domenica in piazza Concordia 5 con Luigi Di Maio. Grazie a tutti.